Le tre in punto. Milan, Milan. Che poi ospiti per un giorno, ospiti per un'ora, cioè non per un giorno, non è che sono qua da stamattina alle 7. Sani, per un'ora più che sufficiente. Stai guardando il capello proprio tu. Dai, non è il caso. Allora, abbiamo il nostro primo eroe di oggi, si chiama Daniel e non abbiamo ancora capito perché è qui. Daniel, ben arrivato innanzitutto. Buongiorno. Tu vieni da? Da Roncone, Trentino. Che si trova appunto in provincia di Trento. E... Non puoi aver sbagliato strada. Vabbè, uno dal Trentino arriva qui, no. Cioè, allora, aver sbagliato strada, se penso da Brescia andavo verso Verona o da Verona verso Brescia, ho sbagliato strada, ma dal Trentino no. Cioè, nel senso, non è che uno che parte da Trento può venire solamente qui a Gavardo. Ok, la seconda possibilità è che veramente rincoglioni. Allora, è la seconda possibilità? No. No, hai vinto, no, hai vinto. Però, tu, Daniel, hai postato una foto, me la ricordo benissimo, qual era la foto? Del water. Era una foto elevata, perché detta così uno dice, vabbè, chi se ne frega. Era, come dire, figure tondeggianti, rotonde, esatto. Lui scattando questa foto dall'alto verso il basso, ha ritrovato come questa figura tondeggiante, rotonda, anche nel water closed. Io capisco la vittoria, capisco tutto quello che vuoi, ma con tutte le forme rotonde che ci sono, tu ti metti a fotografare proprio il VC? Beh, è stato più originale, dai, è stato più originale. Ero al bar e non sapevo cosa fare, un cliente mi fa il water, no? Sono andato in bagno. Aspetta che traduco. Translation. Va bene, lo spelling. Il ragazzo dice articola che bene. In quel momento in cui si trovava di fronte al problema della fotografia con la forma tondeggiante, ha deciso... Se l'ha capito comunque, Sì, va avanti, fammi vedere, se parlate la stessa lingua. No, volevo sapere che lavoro fai tu, Daniel. Il barman, quindi tu hai questo cliente, ti ha suggerito di questa esatto. foto e lì è stata fatta, dire la verità, questa cosa ti ha cambiato la vita, da oggi tu sai che non farai più la stessa vita di prima, c'è gente che è arrivata qua e che non era più la stessa quando se n'è andata. Ah, sì? già, ma tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 22. E quindi al bar chi ci sta in questo Siamo momento? Chiusi. Avete chiuso per noi? Esatto. Pensate. Io devo andare a vivere te, mi ha detto allora, non andiamo in Messico e tu vai a vivere te. Che gentilezza. Questi si drogano e bevono come degli alpini, cioè ragazzi... Ma tu lo capisci perfettamente, sì. Vedo che avete un certo tipo di affinità. No, si vede che io sono molto vicino a Daniel e di conseguenza leggo anche il labiale. Non sapevo che fossi poliglotta. Certo. Lui parla, sai come parla? Come Dino Zoff. Cazzo. Però da vicino forse mi capisco. Anche come Ligabue. No, Ligabue è un pochettino più così. Però lui ce l'ha stretta la mandibola, no? Lui sì, deve avere proprio dei problemi di masticazione. Certo. Lui invece più Dino Zoff, più così. Dino Zoff, un tono Bearzotta anche. Bearzotta un pochettino più. Sì, allora ragazzi, stanno una bella partenza. Dai, che un po' così, no? Certo. Quindi con un po' di aspirazione. Lui invece è un po' monotono. Vabbè. Bello. Daniel, zona del Trentino, scusa? Roncone. Roncone, ci siamo stati noi. Figurati, sono Roncone, stati a Roncone. Per andare a Madonna di Campiglio, esatto. Fai Condino, Storo. E prima no, Roncone, Breguzzo. Bondo Breguzzo, vedi? Si capiscono, è una cosa, ragazzi. Tione, poi? Pinzolo. Spiazzo. Pinzolo, Carisolo, Madonna di Campiglio. Di Maro, dai che torniamo indietro. Abbiamo presentato il momento di Google Maps, presentato da Stefano Sani insieme a Daniel. Complimenti ragazzi. Sono dei bei posti, tra l'altro, dove si può andare in vacanza, ci sono delle bellissime montagne, dove insomma ci si può rilassare, sciare. Io capisco lui che ci vive. No, ma siccome lui non parla, parlo io al suo posto. Capisco, Sani. Non ce la fa. Io sono d'accordo con te e mi fa piacere. Ma sì. Che tu conosca tutti i paesi, a partire praticamente da Ponte Caffaro fino ad arrivare a Madonna di Campiglio, non è normale. Ma tu sai quante volte ho fatto quella strada? Quante volte tu l'hai fatto? Un'idea? Avrò fatto mille volte quella strada. Ma tu non è che esci di casa e vai a comprare il gelato e vai fino a Roncone? Ma non è detto. Ma scusa, Vieni al mio bar. Cioè, e vedi che c'è una bella gelateria? E te l'ho detto io. Stasera sono strani questi due. Senti, perché avete il gelato? Certo. Ma fai tu i coni? Allora tu mi devi spiegare, che differenza c'è tra un cono da 2 euro e un cono da 3 euro? Come fate a dosare la paletta? Dì la verità. No, ma non uso la paletta. Cosa usi? Lo sporzionatore normale. Il frazionatore? Sporzionatore. Ah, sporzionatore. Lo sporzionatore! Cioè, quello che fa le palle, insomma. Esatto. Quindi di conseguenza, non usando la paletta, quello è e quello rimane. Esatto. Quindi 3 euro 3 palle, 2 euro 2 palle.
un paio di base. Sani, fai delle domande con calma. Non ce la fa, no, e lo so, con calma, che voglio dire, lui è un attimo, ha i tempi tecnici un po' dilatati. La panna montata ce l'avete? Certo. Sì? Le guarnizioni? Certo. Sì. Tipo? Granella alla nocciola? Sì. Senti, vengo io a far barista. Tu perché non vai a vivere a Roncò? Sai tutto, sai i paesi, esatto, sai il gelato, tutto quanto. Ti frega il posto, te lo dico. Vabbè, va. No, ma che bello che sei presentato. E gli frego il suo, dai. Tu, io gli frego il suo, stavolta ho capito. va bene, Daniel. Allora, la prossima volta ci devi portare anche. Avete la Nutella? Come gusto? Sì. Davvero? No, scherzavo. Un umorista! Mi piglia anche per il culo! Guarda che sei riuscito a farti pigliare per il culo da Daniel con tre monosillabi, proprio siamo rovinati. Fior di latte ce l'avete? Sì. Avvicinati, Dani, vieni qua. Allora, avete il fior di latte? Bacio? No, so. Quelli li do io. Quello lo do io. Ah, quello lo do lui. È un'opzione. È un'opzione in più. 50 centesimi in più. No, più bacio, va che no. Io, guarda, non entro proprio nel merito. Avrete avanti, vai avanti. Nocciola, nocciola. Nocciola, sì. Dimmi tu i gusti. Dopo. Pistacchio. Pistacchio. Limone, melone. No, scusate. Frutti di mare, frutti di mare li avete? Frutto di mare niente, no, vabbè, peccato, peccato, perché frutto di mare è il gusto che è un gran gusto, preferisce. È un gran gusto, devo il dire, il gelatino al frutto di mare di gran gusto. Va bene, allora grazie a Daniel. Scusa, per aver... l'ultima domanda, Daniel, come si chiama il bar? Perché a questo come punto Snoopy Lake. Snoopy Lake. Snoopy Lake. Snoopy Lake. Ma neanche il nome del bar è normale, Snoopy Lake. È, no, è tuo il bar o ci lavori? No, no. Ah, ce l'ho. Il proprietario non che oggi non ce l'avevo più. Si chiama Snoopy. E dopo abbiamo preso in gestione questo bar sul lago, allora hanno chiamato Snoopy Lake. No. Ragazzi, capito, scusate, io devo chiamare un ingegnere oggi. C'era un bar che si chiamava Snoopy. Che si chiamava Snoopy? Giusto? Seconda puntata. Ecco, poi hanno il lago vicino. E no, qui... no, no, hanno preso. Hanno preso in gestione un altro bar. Che quindi... non c'entra niente con quello dove state, esatto, però. Bravo. Perfetto. Però infatti, la logica vuole. Quindi... sono due bar, Snoopy e Snoopy Lake. Ho capito, ho capito. Vabbè, che vabbè, potrebbe essere anche Snoopy Beach. Esatto. Però, dare del... però... già gli input sono abbastanza strani. Se tu gli dai anche vabbè, degli altri input. Daniel, ti verremo a trovare. Mi raccomando, organizzati col gusto della Nutella, il fior di latte, il bacio te lo tieni, amici come prima, e frutti di mare. Un bel due palle al calamaro, vai. Va bene, dai. Grazie a Daniel per aver aperto questo Viva Open Day e tra poco altre luni da Trentelode. Sì, sì, sì. A tra poco. Daniel. Sarebbe tu il